Allora, ben trovati. Io dico subito una cosa alle amiche e agli amici che ci seguono: in cui c'ho un telefonino, non si dovrebbe tenere mai durante le interviste, però c'è un motivo. Prima vi chiedo una cosa. Ma allora, amici come prima, siamo sicuri? Siete tornati amici come prima? Certo, adesso poi se non vanno al cinema... Siamo sempre stati amici, non è amici come prima. Mancava l'idea, l'idea è arrivata, e meglio di Massimo non ci poteva essere nessuno per coprire quel ruolo. E come diceva lui, siete sempre stati amici, no? Quindi insomma c'è stata solo una piccola interruzione. Beh, no? 12 anni, insomma, ecco, piccola notata. E allora forse qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi, perché l'anno scorso appunto Massimo è venuto da noi a Effetto Notte, così... Era stato lanciato un po', diciamo, un guanto di sfida, no? Un invito, guarda, ve la voglio proprio fare vedere questa cosa, perché è una cosa, guarda, date un'occhiata qui. Se troviamo una bella idea torniamo insieme. E questa è una notizia. Magari ragazzi irresistibili, visto che siamo due vecchi rincoglioniti, però insomma comunque che troviamo, ma che cosa faremo? Massimo Boldi se la ride e applaude, quindi che facciamo? Cosa rispondi? Ma ritorniamo. No, volentieri. Volentieri, certo. Bene, questa è una notizia, sì. Massimo. No, farei molto volentieri. Perché, a parte il piacere di farlo, è proprio il pubblico che ce lo chiede, e sono milioni di persone che ci chiedono di rivederci. Però giustamente, come dice Christian, bisogna avere una bella idea a fare i ragazzi irresistibili o probabilmente i due evergreen. Eh beh, certo, è giusto. Poi è stato il destino, il destino. È venuto il momento di pensare un po' a me. Come metto in tasca una bella liquidazione e chi si è visto, si è visto. Che bella, dai 1720 euro. È quello che è rimasto del tuo TFR. Smettila di fare il bambino. Tu vuoi trovarmi una badante. Comunque loro sono grandini in questo film, no? Che cosa succede? Tu beh, sei ad esempio direttore... io che sono direttore di un albergo, di una grande catena che c'ha... che c'ha Massimo, che si chiama Colombo, Massimo Colombo, vengo licenziato da una figlia che vuole vendere questa catena di alberghi agli cinesi. E io, alla mia età, a 60 anni, mi ritrovo che ho gli stessi problemi dei neolaureati che non trovano lavoro. Cioè, sono le persone adulte, diciamo, che perdono il lavoro. E allora, grazie a Piero Angela, vedo che Leonardo da Vinci con quel barbone era diventato la Gioconda, dice: se lo fa Leonardo da Vinci, lo posso fare pure io. Invece tu e decido di travestirmi, ecco, e andare a fare la badante a lui. E dopo c'è... la cosa straordinaria è che io mi innamoro della badante, non sapendo che... Hai capito che... Ma davvero non l'avevo capito. Che... Tu sei disoccupato e c'è gente che rifiuta 5.000 euro al mese per fare la badante. No, faccio io. Tu sei un uomo, quello vuole una donna. Sentito male? Oh, ammazzami, è naturale. Cesare. Mi sono fatto molto male, sai. Allora, chi ti sei ispirato? Perché a me sembra un po' la Goggi. Ora dico una cosa, no, che... No, pubblico... io mi sono ispirato a una modella... di 82 anni americana che si chiama Carmen De Lorefice, una modella che molto non l'abbiamo conosciuta, che la conosco solo io però. E ho detto al truccatore, alla parrucchiere, di cercare di farmi assomigliare il più possibile a lei, cosa difficilissima perché un uomo della mia età, con la mia stazza e il mio peso, trasformarmi in una bella signora, insomma, non è stato in una silhouette. 2 ore e mezza al giorno di trucco, cioè avevo 9 tiranti, il busto, i tacchi e la parrucca. Io invece la metto parrucchino. Comunque i riferimenti poi ci sono, perché qui c'è Mrs. Stoutfire, no? Insomma, il gioco. Beh, c'è Tuzzi. Tuzzi. Ma sai, ripeto sempre, le note sono 7 nella comicità, quindi non è che si cambia tanto, Ma scusi, non ci siamo già visti, no? Miami, India. Assolutamente no, mi scambio per qualcun'altra. Che cos'è che fa ridere? Beh, la comicità è come la moda, si respira nell'aria. Devi, per essere comici, devi sempre stare con i piedi per terra e stare soprattutto per strada. Se ti rinchiudi dentro casa quando diventi vecchio, non fai più ridere. Per far ridere devi stare soprattutto vicino alla gente giovane. C'è chi fa ridere di più, chi fa ridere meno, e chi non fa ridere e soprattutto non fa ridere per niente. Quindi la differenza la fanno gli attori, no? Mi stai dicendo giustamente. A me la guida, arriverà. Massimo! Ti ho fatto uno scherzato, hai preso lo stringiculo. Il vostro pubblico qual è? Voi avete un pubblico affezionatissimo che credo è, diciamo, attraverso diverse generazioni. Trasversale, si dice. Sono 3 generazioni. Ecco, sì, quindi... io la cosa incredibile è che due come noi
hanno un pubblico anche di giovanissimi. Ma sì, ma questa è una grande cosa, perché a me mi fa felice quando per strada mi chiamano a zio, fatte da un bacio, a zio, a bella gri. Questo io altri colleghi non l'ho visto fare. No, ma ci sono certi signori in una certa età, mi dicono: ah boh, ti sono cresciuto come i tuoi figli, ma li fatti tu, ma che peggio da me. Io ho fatto tanti film, sono Christian, sempre nudo. Ecco, quindi sono diventato come Edith Fenner. Finché poi ti sei... Lo chiamavano The Body, il corpo. Non tutti se lo ricordano, ma voi vi siete conosciuti giovanissimi, no? 40 anni fa, con la musica. Prima sì, lui era batterista della Pattuglia Azzurra, insieme a suo fratello Fabio, che era chitarra solista. Io sono andato dentro la Pattuglia Azzurra per un paio d'anni come col microfono Sennheiser e abbiamo fatto un sacco di serate. Provavamo ai Navigli, ti ricordi, in un locale? A Naviglio Grande. A Naviglio Grande provavamo. E poi siamo andati in giro per le locali, feste di piazza. E ve lo sareste immaginati poi che... No. No. No, no. No, infatti ci siamo ritrovati nell'84 in Yuppies e da lì... Eccoci qua. Quindi l'amicizia è importante, come si fa senza l'amicizia? Ma senza l'amicizia non si può, ci mancherebbe altro. Meglio avere un amico che avere una moglie. Quali sono i requisiti dell'amicizia vera, secondo voi? Beh, non chiedere mai, non rimproverare mai degli errori del tuo amico. Devi accettarli e devi cercare di essergli vicino nei momenti difficili. No, ma condividere il quotidiano, condividere tutto quello che... Per essere amici non bisogna rompere le scatole. Allora, amici come prima, possiamo dire davvero amici per sempre, sì? Questo... Amici per sempre. Lo siamo stati, lo siamo e lo saremo. Bene, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo. Crepi il lupo.